Eccoci, questa è la mia lampada LED che non scalda niente, la puoi toccare, è fredda, 220 volt con l'attacco qua, che così la posso sganciare e puntare dove voglio io, eccetera. Recuperata, ce l'avevo a casa dei miei sulla testiera del letto. Questo è il nuovo colore, verde pisello. Sto facendo tre fischietti ad 8 decibel a velocità buona, e 227 sto andando, e niente, ho riportato le fascette sotto perché per il momento c'ho solo queste, e in attesa dei nuovi supporti che però abbiano un gioco, perché ho notato che se hanno un gioco i cuscinetti, dato che queste stampanti sono tutte mezze storte perché sono fatte di plastica, sarebbe meglio avere un supporto cuscinetto che permetta un movimento, anche se poco, un piccolo movimento del cuscinetto ci vorrebbe. E niente, andiamo avanti. Ho stampato un pezzo che è questo qua, che serve alla mia compagna quando va a fare la spesa, che così mette le orecchie del sacchetto qui dentro e lo prendi così comodamente senza segarti le dita. Questa è la qualità di stampa. L'ho fatto a una velocità di 200 qualcosa. L'ha fatto pieno al 20% circa, l'ho riempito al 20% circa, forse 30, perché così è leggero ma robusto, è molto forte, anche se fai forza non lo rompi. Ho già provato a sollevare un sacchetto che pesa più di 10 kg senza problemi. Glielo metto in borsa, così quando va a fare la spesa, op, tac, bello, carino. E niente ragazzi, facciamo questi supporti che vanno qui, che però abbiano un gioco, perché ho notato che se li fai precisi, le barre non sono precise, la stampante non è precisa, di qua di là il carrello viene frenato perché lo costringi a seguire un moto rettilineo perfetto che non esiste su queste stampanti. Per quanto mi riguarda, questa è l'esperienza che ho avuto con questi qui, dove li ho messi. Con questi qui, con questi qua, questa è l'esperienza che ho avuto. Bene, questi si possono anche buttare via perché sono troppo precisi, costringono il carrello a muoversi perfettamente, e queste le stampanti non sono perfette. Con le fascette si muove perfettamente, sull'olio proprio, e così.